Ci sono pochi luoghi più belli del Serengeti in cui poter apprezzare lo splendore della natura. Qui, creature ben note crescono famiglie accanto ad altre, molto meno conosciute. Ne nasce una agguerrita concorrenza per il territorio, il cibo e il diritto all'accoppiamento. Infiniti sono i viaggi che si intraprendono pieni di ardui ostacoli. Il mondo acquatico offre bellezze mozzafiato e forti emozioni. Siamo di fronte alla natura in tutta la sua diversità, vigorosa e senza restrizioni. Nel vasto continente africano, sulla costa orientale, si trova lo stato della Tanzania, un posto in cui la natura rivendica i suoi generosi diritti. Le sue epiche zone selvagge costituiscono l'habitat di un sorprendente gruppo di creature che vive all'interno dell'ecosistema del Serengeti. I predatori dell'aria, come questo marabù, discendono sulla preda scelta: i fenicotteri. Tra i piccoli del marabù, i più grandi dipendono ancora dai genitori per il cibo. Come tutti i predatori, il marabù studia la situazione e se ci sono prede più facili a disposizione, non esiterà ad approfittarne. Il suo obiettivo è un giovane fenicottero che sa a malapena volare. Le grandi mandrie migratorie assomigliano a un'enorme e lenta massa di corpi la cui sicurezza risiede proprio nella numerosità. Ma ci sarà sempre qualcuno abbastanza sciocco da uscire dai ranghi. Una coalizione di quattro ghepardi ha imparato qual è il modo migliore per attaccare, uno alla volta, e poi convergere. Con quattro ghepardi sulla preda, gli avvoltoi non tenteranno di farsi largo, ma si raduneranno e aspetteranno il loro turno. Fondamentale per tutti gli animali è l'acqua. Pozze d'acqua costellano il paesaggio e sia la preda che i predatori ne sono attratti per sopravvivenza e opportunità. È un perfetto terreno di caccia per i predatori. Il cucciolo confuso si trova in difficoltà in acqua. E paga un caro prezzo.
un piccolo gruppo di gazzelle di Grant e di Thompson, con un cerbiatto che prende il latte, stanno pascolando. Il cerbiatto non può sfuggire a un ghepardo. Quando il ghepardo si avvicina, il cerbiatto corre a nascondersi. La madre può solo sperare per il meglio. Una speranza presto infranta. Ma qui la vita viene tolta perché altri sopravvivano. I giovani vengono uccisi solo perché non sono in grado di sfuggire ai predatori. Ma gli animali feriti sono ancora più vulnerabili. A un animale con una brutta ferita a cui serve tempo per guarire, quel tempo non è concesso. Le ferite possono essere causate da lotte fra appartenenti alla stessa mandria. Le gazzelle di Thompson si scontrano per il territorio e il diritto all'accoppiamento. Ma una ferita può agire da richiamo per un predatore molto sensibile. Con questo genere di ferita e questo genere di predatore, solo una cosa può salvare la preda. Una preda più facile. Un adulto ferito può dare filo da torcere agli sciacalli. Con un giovane indifeso, la caccia non durerà molto. La madre proverà a difenderlo, ma il suo piccolo è spacciato. Ciò che era iniziato con l'inseguimento di un maschio adulto è finito con un pasto più misero. Ma per la coppia di sciacalli, il successo è relativo. È misero, ma è sempre un pasto. L'ultima cosa che una gazzella di Thompson neomamma vorrebbe è l'interesse di un maschio. Senza la madre, l'istinto del cucciolo è quello di accucciarsi nell'erba. Non emana alcun odore particolare, ma gli sciacalli sono astuti e pieni di risorse. La femmina sta per partorire e quindi procacciarsi il cibo diventa più importante del normale. Il comportamento della madre è rivelatore. C'è un cucciolo nelle vicinanze. La costernazione della madre è la prova che è pronta a lottare per il suo piccolo.
si getta nella mischia. La sua difesa è grintosa e vigorosa. Ma essendo in minoranza, il risultato è scontato. La preda viene divisa in due. Un'assicurazione contro il furto da parte di altri predatori. Le iene riescono a fiutare una preda uccisa a grande distanza. Quelle nei paraggi arrivano in men che non si dica. Mezza è meglio di niente. Dopo il pasto, gli sciacalli sotterrano il resto della preda per quando il cibo scarseggerà. Il compito del compagno è tenere la concorrenza alla larga dal nascondiglio. Compito eseguito. Nella grande marcia degli gnu, durante il periodo delle nascite, i cuccioli sono numerosi e vulnerabili. I predatori devono fare un piccolo sforzo per assicurarsi un pasto in questo periodo. Le madri, sulla difensiva, devono fare una scelta difficile. La madre gnu sa che sarà sconfitta. Il suo cucciolo è quasi sicuramente spacciato. Ma la leonessa non lo soffoca. Nessun morso fatale. Una sottile agonia per la madre.
La leonessa potrebbe essere già sazia. E anche se l'istinto la spinge a cacciare, il cucciolo di bufalo sembra più un trastullo che un potenziale pasto. Nato solo da poche ore, il cucciolo ha istinti molto forti, ma decisamente innaturali. Inizia l'attaccamento alla leonessa. Il desiderio di un caldo tocco, delle cure di una madre, così come il bisogno di succhiare, sono istinti predominanti. Ma il cucciolo non sa che la sua vita dipende dal capriccio di uno dei più imponenti predatori della natura. La fortuna ha esaurito il suo corso. Ma all'improvviso, una distrazione. All'interno della mandria, un movimento cattura l'attenzione del predatore. Per un attimo, il cucciolo è disorientato. Per la madre, la speranza è ancora in gioco. Consapevole delle sue zampe, un istinto lo spinge ad attuare l'unica tattica di sopravvivenza: correre. Un pasto perduto e un raro ricongiungimento. Le mandrie marciano assediate da rischi tanto diversi a seconda del paesaggio e del tempo, e tanto pericolosi quanto i predatori la cui sopravvivenza dipende dal loro numero. Con bocche in più da sfamare, una madre ghepardo affamata è in cerca di un'occasione. Le due gazzelle di Grant che combattono non sono né giovani né ferite. Bisogna essere molto affamati per attaccare una gazzella di questa grandezza. I cuccioli del ghepardo intervengono, ma anche se è sola, non significa che le probabilità della gazzella siano ridotte. La madre ghepardo ha difficoltà ad attaccarla alla gola. La
La forza della preda è un fattore cruciale in questa caccia. Il ghepardo fa il terribile sbaglio di posizionarsi tra le corna. In un batter d'occhio, la preda diventa il predatore e il predatore la preda. Con un poderoso attacco a corna basse, la gazzella ha condannato un'intera famiglia. È una ferita che non le permetterà di cacciare. Se i predatori non cacciano, loro e la prole moriranno. Nello splendore della Rift Valley, la caccia è un atto complesso e dalle mille sfaccettature. I predatori necessitano di competenze eccezionali, acquisite tramite tentativi ed errori. Essi osservano come si comportano i genitori con le prede, che si sono evolute per evitare la cattura a ogni costo. Il rapporto tra preda e predatore è un perfetto gioco di equilibri nel bellissimo Serengeti.